Oggi parliamo di Stella Cometa. Questa è l'adorazione dei Magi, un affresco di Giotto del 1305. Nice. Sapevate che Giotto ha visto la cometa di Halley? Infatti, se guardiamo bene questo affresco, notiamo che Giotto non raffigura la classica stella con dietro una coda, ma raffigura questa specie di palla di fuoco che sembra arrivare sulla capanna di Betlemme. Oh my god! Wow! Se proprio vogliamo mettere i puntini sulle i, la stella cometa non è la stella cadente che siamo abituati a vedere a San Lorenzo. La prima è infatti un pezzo di roccia che orbita attorno al Sole e quando i raggi solari la colpiscono creano questa scia che vediamo raffigurata. Ci chiediamo quindi, cos'era questa cometa per i magi? I magi erano dei sapienti, cioè gente che sapeva di scienza e che quindi il cielo lo conosceva a menadito. Vedere questo fenomeno straordinario di questo corpo celeste che passa una volta ogni 1000 anni, insomma, tempi lunghissimi, era qualcosa di veramente fuori dal comune. Beh, cosa possiamo leggere? È come se il cielo volesse partecipare alla nascita di Cristo, avvertendo tutti i popoli della terra che appunto era giunto il Salvatore. Quindi possiamo solo intuire che la cometa parla, però a chi la vuole ascoltare? I magi l'hanno ascoltata e si sono messi in viaggio.